esta hoja que la llaman, es nuestra hoja sagrada y hoja milenaria, porque es muy bueno y es muy saludable, y no así como otra gente lo llama, que directamente es cocaína. Nos sentimos felices porque sabemos que en el gobierno o en la cabeza de nuestro país se encuentra gente que sabe valorizar, o sea, que sabe, que lo conoce desde el fondo cómo es el cultivo de la coca. Es un símbolo muy importante para nosotros, por el cual, mediante la hoja de coca, nosotros nos caracterizamos. En sí es nuestra fuente de trabajo y nuestra fuente de sobrevivencia también. In Bolivia esistono decine di prodotti fatti a partire dalla foglia di coca, dal tè ai biscotti, ai medicinali e alle fibre. Nel frattempo si è creato un legame sotterraneo tra le banche e il narcotraffico, che con la cocaina movimentano ogni anno dai 300 ai 400 milioni di dollari nelle banche offshore, che non soffrono nessun tipo di repressione. Ci potrebbe spiegare il perché della criminalizzazione della foglia di coca da parte degli Stati Uniti, opposta alla comprensione nei confronti dei banchieri che guadagnano riciclando gli attivi finanziari del narcotraffico? Ho cercato di far intendere anche prima che la masticazione della foglia di coca, così come praticata dagli indigeni, è un elemento prima di tutto culturale, un elemento culturale radicato nei loro principi etnici, etici, è un rituale anche nelle funzioni religiose, socioculturali, nella medicina. Basta pensare che con le foglie di coca parlano agli indios, a secondo anche quando si mettono per terra, si mettono su una mano, attraverso la forma che assumono, è come se avessero un loro linguaggio, come i sassolini per esempio nei popoli Sioux, Apache, eccetera. Esprimono attraverso anche la forma, le foglie di coca, la grandezza dei segni della cosmovisione. Perché oggi il capitalismo non vuole riconoscere, ovviamente, no? La foglia di coca, perché sarebbe e anzi mette la foglia di coca al pari della cocaina, perché sarebbe dare una possibilità di autodeterminazione economica alla Bolivia. Guardate che senza autodeterminazione economica non c'è autodeterminazione politica. E tant'è vero che viene criminalizzata la foglia di coca nella stessa maniera, e oggi è l'anniversario, oggi è la giornata di lotta, nella stessa maniera in cui non si dà la possibilità alla Bolivia di avere lo sbocco al mare, che è un suo diritto che gli è stato usurpato ormai un secolo e mezzo fa, perché avere lo sbocco al mare significa migliorare le condizioni economiche e quindi dare l'autodeterminazione economica. Io penso che le forme di organizzazione politica e sociale delle Ande hanno resistito nel tempo, e questo si è visto anche nella visione dell'universo, anzi parliamo come i popoli originari, loro lo chiamano il multiverso, no? Il pluriverso, il multiverso, che è simbolico, e in questo mondo del multiverso si colloca anche la foglia di coca, perché la foglia di coca diventa un motore delle lotte sociali. Sembra un assurdo detto a noi occidentali, ma è motore contro la colonizzazione neoliberista, contro il pensiero neoliberista. Io penso che a partire dagli anni Ottanta si è reso necessario, per il sistema di oppressione capitalista, colonialista, neocolonialista e imperialista nelle sue diverse forme, di eliminare la foglia di coca, perché l'eliminazione della foglia di coca significa togliere un simbolo, un sistema di valore dei gruppi conflittuali, cioè togliere anche l'unità nelle lotte attorno alla sovranità determinata appunto dalla foglia di coca. La foglia di coca è stata criminalizzata da tutti i governi creoli, borghesi, spalleggiati dagli USA e spalleggiati anche in questi anni dal ruolo veramente ambiguo e dal ruolo veramente guerrafondaio delle ONG, le organizzazioni non governative, nella quasi loro totalità. Voglio mettere in evidenza un fatto estremamente importante, che grazie al ruolo della foglia di coca, simbolo della cosmovisione andina,
Questo è anche elemento di congiunzione fra l'uomo e la Pachamama, che ha rivestito nella storia del movimento antiimperialista, non solo anticolonialista, che proprio per questo si è potuto arrivare nel 99 all'adesione dei popoli indigeni e originari di Campesinos, delle donne rivoluzionarie al masse, a che al tempo fa partire la storia del paese e dà, secondo me, un'altra piega alla storia dell'umanità, alla battaglia che non si chiama più ambientalista con Evo Morales, ma la battaglia per la protezione della madre terra.